it this time. Like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. Amici di Directa Sport, buon pomeriggio dal campo Fausto Coppi di Serramana, dove sta per andare in scena il recupero del campionato di prima categoria. Un big match molto molto interessante tra il Serramanna e il Cannonau Jerzu, una partita che vado a presentare in compagnia di un dirigente del Serramanna. Si tratta di Matteo Pilato, che ringrazio e saluto per essere al mio microfono. Presentiamo questa partita, dicevamo molto molto importante. Arriva qui a Serramanna una squadra imbattuta fino a questo momento. Senza dubbio sapevamo della difficoltà di questa partita, poi farla in settimana per una categoria, insomma, come il campionato di prima, è sempre un problema a causa della mancanza di qualche giocatore. Però la squadra è molto, diciamo, concentrata su quello che deve essere il risultato, anche per provare a avere un minimo di stacco poi alla seconda in classifica. Collocazione inusuale per questa partita il giovedì, si arriva però da una bellissima prestazione, quella contro il Villa Simius domenica scorsa. Ci può essere qualche piccolo strascico, magari anche dal punto di vista della stanchezza, visto che si tratta nella maggior parte dei casi anche di ragazzi che si devono dividere col lavoro necessariamente? Beh, senza dubbio la stanchezza è uno degli elementi che questa settimana farà parte del nostro quotidiano, perché si tratta di tre partite in una settimana, quindi speriamo che non sia oggi la giornata in cui si abbiano queste defaillance. Speriamo di poterle transare a domenica con un'altra prova di forza che andremo a richiedere ai ragazzi. Serramanna che sta andando alla grande, lo testimonia la classifica, lo testimonia però anche la produzione offensiva, ma direi soprattutto quella difensiva. Soltanto tre reti prese in questo campionato è un numero straordinario. È il nostro orgoglio, devo dire la verità, è sempre bello, insomma, vedere tanti gol, ma io lo dico sempre dalla tribuna, ahimè, che la vera soddisfazione è quando la nostra porta rimane inviolata, e quando hai persone come Nicola Azzeni, Pietro Arettino, lo stesso nostro fuoriquota Francesco Frau, più che Sani o Filippo Lai, stai sicuro che avrai il massimo dell'impegno e in questo caso anche il massimo del risultato. Campionato che fino a questo momento immagino stia rispettando appieno quelle che erano le aspettative, anche quella che era la tabella di marcia che avevate un po' preventivato alla vigilia. Tutto secondo i piani, detto non ci vogliamo nascondere, abbiamo dichiarato a inizio stagione che volevamo vincere il campionato e per ora stiamo andando secondo la tabella di marcia. Due piccole defaillance, un pareggio la prima e una sconfitta col Villagrande, che però è una squadra che si sa da del filo da torcere. Speriamo di poter continuare questa serie di risultati positivi e di non essere fermati proprio oggi sul più bello. Raccontiamo anche un po' quello che è più in generale il progetto Serramanna. Si vogliono rinverdire i fasti del passato, del campionato di eccellenza, immagino sia quello un po' l'obiettivo a lungo termine. C'è una società da portare avanti, un settore giovanile, insomma, che richiede, immagino, degli investimenti importanti. Guardi, mi sta dando un argomento che è molto importante per noi, perché abbiamo messo giù un progetto che deve partire dalla realizzazione di un impianto. Per forza, oggi una società che deve sostenere dei campionati che voi sapete meglio di me, perché io non sono sicuramente un veterano del settore, ma ha dei costi importanti che sia la situazione economica, diciamo, globale, ma più che altro quella delle varie situazioni locali, non consente alle istituzioni di sostenere. Quindi bisogna far sì che le società creino il proprio valore aggiunto da reinvestire poi sui giocatori e sul settore giovanile. Noi stiamo provando a andare avanti su questa direzione, a trovare delle formule per il quale la società possa avere un proprio campo dal quale poter estrarre le risorse per un settore giovanile tra il 2019 e il 2020. È una prima squadra che ovviamente per fattore di DNA, Serramanna è un paese di calcio, un paese di sport, non può stare in una categoria come la prima, dobbiamo puntare in alto. Pianificazione, abbiamo detto, pluriennale, obiettivo a lungo termine, possiamo dire, è arrivare magari alla massima categoria regionale dal punto di vista sportivo, dal punto di vista delle infrastrutture del settore giovanile, insomma, ne abbiamo parlato. Diciamo che le due cose sono complementari, non si può pensare di costruire una prima squadra importante senza il supporto di un settore giovanile. Sappiamo bene che la categoria già della promozione impone tre fuori quota te li devi fare in casa, no? Non puoi andare ogni anno a fare
fare campagne acquisti per comprendere i giovani, in più anche i giocatori esperti. Senza una base solida non si può minimamente pensare di costruire una squadra per quelle categorie. Se il progetto invece sarà basato su una base che è quella del campo, sicuramente l'eccellenza sarà un traguardo alla nostra portata. Il paese come sta rispondendo fino a questo momento? Un paese di grande tradizione dal punto di vista calcistico ed è rimasta la stessa fame di calcio del passato? Guardi, io non essendo di Saramanna vengo da una situazione che probabilmente è anche un po' conflittuale tra le società locali. Ci sono due tifoserie, una per chiaramente la Gialeto, una per Saramanna, la SD, una per il dopolavoro ferroviario. Questa secondo me è il vero problema che c'è a Saramanna. Secondo me le società dovrebbero unirsi in un unico soggetto per far sì che tutta l'impegno e l'amore che questo paese ha, perché è evidente che ci sia, per il calcio, venga concentrato nello sviluppo di un progetto calcio Saramanna. Grazie mille allora a Matteo Pilato, abbiamo offerto una panoramica non solo sui temi della partita contro lo Jersu ma più in generale sul mondo Serramana. Noi ci possiamo fermare, un po' di pubblicità, torneremo in diretta ovviamente per il calcio di inizio. IT è una realtà tra le più versatili del panorama nazionale dell'ingegneria delle telecomunicazioni. L'azienda, sorta a Cagliari nel 2002, vanta uno staff tecnico di prim'ordine per la realizzazione diretta della rete di telecomunicazioni e di ogni tipo di progetto integrato multisettoriale. IT offre ogni tipo di soluzione e servizio nel campo del project management, realizzazione e collaudo, assistenza e manutenzione. IT, esperienza trentennale al servizio della nostra vita digitale. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi, italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Yoma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia, vestirsi bene, comodi e al giusto prezzo. Dalla cinquantennale esperienza di commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimomannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. Amici di Diretta Sport, bentornati in diretta dallo stadio Fausto Coppi di Serramanna, recupero dell'ottava giornata del campionato di prima categoria, girone A Serramanna contro Cannonau Jersu Picchi. Si tratta di un big match tra la capolista del campionato e la terza forza del torneo assieme al Villagrande, ovvero gli Ogliastrini, unica squadra finora imbattuta del girone. Si tratta del recupero di una gara che venne rinviata lo scorso 4 novembre a causa delle avverse condizioni meteo. Le squadre sono in campo agli ordini del signor Edoardo Steri della sezione di Carbonia, divisa interamente gialla con calzettoni bianchi per i padroni di casa del Serramanna, maglia verde, pantaloncini bianchi e calzettoni verdi invece per il Cannonau Jersu. Abbiamo detto Serramanna primo posto con 22 punti in 9 partite. Queste sono le cifre: 7 vittorie, un pareggio, una sconfitta, più 3
sulla Juventus Arroc che insegue migliore attacco, come abbiamo detto con il dirigente Matteo Pilato, 24 le reti messe a segno, ma soprattutto la miglior difesa, pensate, solo 3 reti subite finora in 9 gare disputate. Dopo la sconfitta interna contro il Villagrande su questo campo per 1-0 sono arrivate 3 larghe vittorie consecutive, 0-4 in casa dell'Uragano Pirri, stesso risultato in quel di Barisardo, e poi la vittoria per 3-0 che vi abbiamo raccontato domenica in diretta sempre su Directa Sport contro il Villa Simius, reti realizzate da Amorati, da Meloni e da Silva. Ancora qualche istante di attesa prima dell'inizio della partita, abbiamo detto arbitro il signor Edoardo Steri di Carbonio, che va a sincerarsi anche che sia tutto a posto nelle due panchine. Un ultimo sguardo al cronometro, tra poco ovviamente anche la lettura delle formazioni. Si parte allora, inizia Serramanna Cannonau Jerzo, abbiamo detto recupero dell'ottava giornata del campionato di prima categoria, girone A. Prima di andare a vedere le formazioni facciamo un po' il punto anche per quanto riguarda lo Jerzo. Terzo posto, abbiamo detto, unica squadra a non aver mai perso in prima categoria, soltanto altre 3 squadre finora ci sono riuscite. Negli altri gironi, in particolare nel girone B, si tratta di Villa Cidrese e delle Sulcitane Fermassenti e Cortochiana. 17 punti, 4 vittorie, 5 pareggi per la squadra ogliastrina. Intanto è arrivata la segnalazione del fallo che permetterà al Cannonau Jerzo di battere il calcio di punizione da posizione centrale. Siamo a ridosso del cerchio di centrocampo, Serramanna che si schiera con il portiere maglia numero 12, si tratta di Alessandro Secchi, quindi con il numero 5 Silva, con il numero 9 William Amorati, con l'11 Alessio Meloni, con il 21 Michel Medda, con il 22 Marco Ena, con il 24 Maurizio Frongia, con il 25 Nicola Azzeni, con il 29 Pietro Aretino, quindi con l'88 Filippo Lai, con il 91 Francesco Frau. A disposizione del tecnico Fabrizio Carracoi ci sono Luca Concas, Sani, Luca Coccodi, Davide Secci, quindi Jacuba Guindo, Stefano Manca, Jacopo Melis, Stefano Pau, Pierluigi Pistis. Dall'altra parte per lo Jerzu con il numero 1 Paolo Ganadu, con il numero 2 Federico Serra, con il 3 Nicola Pilia, con il 4 Francesco Carta, con il 5 Giovanni Sanna, con il 6 Michele Salis, con il 7 Andrea Melis, con l'8 Antonio Ru, con il 9 Daniel Mucelli, con il 10 Roberto Pirodi, con l'11 Gianluigi Carta. A disposizione del tecnico Martino Pisano ci sono Pasquale Deida, Antonio Pirodi, Omar Fatih Kebba, mentre c'è il rilancio da parte dell'estremo difensore del Serramanna. Mancavano da elencare Matteo Carta e Nicola Lorrai nella panchina del Cannonau Jerzo, che ora ha a disposizione questa rimessa laterale nella metà campo d'attacco eseguita da Federico Serra, lo scambio con il compagno e poi il suggerimento tentato in avanti, dove però fa buona guardia con il numero 24 Maurizio Frongia, qui pressato e messo in difficoltà. Michel Medda aveva subito anche il fallo, calcio di punizione per i padroni di casa, battuto troppo velocemente a giudizio del direttore di gara Jerzu, che arriva da 2 pareggi consecutivi in casa, 1-1 contro il San Rocco, in trasferta 0-0 a Cardedu domenica scorsa. L'ultima vittoria è quella del 1 novembre, 3-2 casalingo contro l'Atletico Cagliari. Qui c'è il cross, poi il colpo di testa da parte del giocatore in maglia numero 22, si trattava di Marco Ena, ha provato a indirizzare il pallone all'angolino, sfera che però è stata respinta. Insiste il Serramanna, sempre in possesso del pallone, stavolta centralmente con Silva, prova a lavorare di suola il pallone, lo cede quindi all'indirizzo della corrente Frongia. C'è il movimento interessante da parte di Francesco Frau sul settore di sinistra, ancora il Serramanna a cercare un varco utile per poter affondare, ma c'è il recupero di palla poi a opera di Antonio Orru, il capitano dello Jerzu. Ha servito il compagno, poi errore di misura nel passaggio, allora insiste il Serramanna, stavolta a occupare in maniera decisa e prolungata soprattutto direi la metà campo avversaria, pallone allontanato, vediamo se parte il contropiede del Cannonau Jerzu, c'è un infortunio in campo, allora il pallone viene messo fuori da Daniel Mucelli, attaccante in maglia numero 9 della formazione di mister Martino Pisano. Il
miglior marcatore lo Iersu, 7 reti fino a questo momento per lui, interessante la partita nella partita con William Amorati che è il capocannoniere, lo ricordiamo, del girone A del campionato di prima categoria, l'ex Siliqua tra le altre, ha già realizzato 11 reti, lo abbiamo visto andare a segno anche nella partita di domenica scorsa contro il Villa Simius che vi abbiamo offerto in diretta. Proprio Amorati qui avanza, palla al piede, viene disturbato da un avversario, avanza ancora Amorati, cerca spazio per la conclusione dal limite dell'area, si allunga poi un po' troppo il pallone, recupero di palla qui da parte del Serramanna, viziato però da un fallo. Il tecnico del Cannonau Iersu va a richiamare l'attenzione del giocatore in maglia numero 3, Nicola Pilia, che chiede maggiore attenzione sulle discese, palla al piede di William Amorati. Battuto il calcio di punizione, sono trascorsi quasi 5 minuti di gioco al nostro cronometro, ancora non è successo sostanzialmente nulla allo stadio Fausto Coppi di Serramanna in questo interessantissimo recupero dell'ottava giornata del campionato di prima categoria. La palla che verrà rimessa dal fondo dall'estremo difensore Alessandro Secchi. Chiede ai compagni di avanzare Nicola Azzeni. Il colpo di testa, poi ancora il capitano degli ospiti Antonio Rua ha provato a prolungare la traiettoria della sfera, prova a distendersi il Serramanna sul settore di sinistra, avanza, palla al piede ancora Frau. Il passaggio quindi in direzione del giocatore in maglia numero 11 Alessio Meloni, poi si insiste sempre sulla sinistra, Frau è pronto al cross troppo basso però in questo caso torna sul pallone, quantomeno ci prova, il giocatore in maglia gialla riesce a guadagnare un fallo laterale sempre in proiezione offensiva, la formazione mediocampidanese. Qui Silva gioca bene il pallone all'indirizzo di Michel Medda. Quindi ancora Pietro Aretino, il pallone nuovamente messo in mezzo, allontanato dai difensori ospiti. Senz'altro il Serramanna che sta facendo la partita in questi primi 6 minuti e mezzo di gioco. Ancora però nessuna occasione nitida qui al Fausto Coppi. Silva non riesce a giocare il pallone, pressato ancora una volta efficacemente da Antonio Orru. Tutto pronto per la rimessa con le mani per lo Iersu. Ancora un contrasto giudicato regolare da parte del signor Steri di Carbonia. Lancio a cercare Silva, controlla bene il pallone, lo scarica quindi all'indietro. Testa alta e poi ancora Silva che ha qualche metro qui per provare la giocata che gli riesce bene in direzione di Maurizio Frongia. C'è la sovrapposizione di Frau. Il pallone quindi giocato proprio in direzione del numero 91. Un altro contrasto sul pallone secondo il direttore di gara. E dunque Iersu che ha potuto per qualche istante giocare il pallone senza però riuscire a imbastire un contropiede. Con calma allora il Serramanna, Pietro Aretino all'indietro per Filippo Lai. Prova a sventagliare sempre a sinistra dove Frau gode quasi sempre di qualche metro di spazio. Frongia qui ha cercato il dribbling invece con il numero 11 Alessio Meloni, fermato in calcio d'angolo da sinistra in favore dei padroni di casa. Inizio di gara particolarmente aggressivo per l'11 di Fabrizio Carracoi, primo in classifica e deciso ad allungare ancora in vetta a scapito della Gioventù Sarroc. Spettatrice interessatissima di questa gara, il pallone che danza pericolosamente all'interno dell'area piccola, poi viene allontanato ancora lo Iersu, però in difficoltà non riesce ad agire in contropiede, là davanti spesso isolato Muceli, qui il cross è facilissimo da leggere per l'estremo difensore Paolo Ganadu che ora attende che i compagni respirino e avanzino, guadagnino qualche metro per portare un po' di calma. Il rilancio lungo 2 a contrasto, qui non è granché il primo tocco da parte
nel giocatore del Serramana che comunque torna sulla sfera, lancia col mancino in direzione di William Amorati, è buono lo stop e buona anche l'idea di allargare verso destra dove agisce Ena, il pallone filtrante, attenzione perché è buono e arriva il vantaggio del Serramanna con Alessio Meloni al 9° minuto del primo tempo. Il lampo da parte dei padroni di casa che, a dire il vero, legittimano un inizio di partita passato costantemente in proiezione offensiva, qui un po' ingannato Ganadu, ha lasciato il pallone rimbalzasse, non è riuscito a intervenire, allora Alessio Meloni sostanzialmente a porta sguarnita, anche se da posizione comunque molto molto defilata, ha trovato il tocco giusto per portare avanti il Serramanna. Cambia il risultato al 9°, ripetiamo, gol di Alessio Meloni. E si riparte ora il cannonau Jerzupicchi, sarà gioco forza costretto a osare qualcosa in più. Frongia va a contrasto, riesce a ottenere la rimessa laterale, verrà eseguita da Frau, va subito a cercare Amorati, lotta bene sul pallone, Amorati fa valere tutto il suo tasso tecnico, senz'altro invidiabile. Dall'altra parte arriva Ena, anticipato però da Nicola Pidia che si rifugia in fallo laterale, non pago del vantaggio. Allora il Serramanna continua a insistere, qui Silva gioca il pallone verso Medda, c'è il tocco di Fronge, quindi Frau, davvero motorino in questi primi minuti di gara sul settore di sinistra. Alessio Meloni, quindi ancora la manovra del Serramanna, il cross di esterno, il colpo di testa e poi arriva la battuta al volo parte di Ena che ha cercato di inquadrare la porta senza riuscirci, ma ancora bene la squadra di Carracoi che ha senz'altro impostato bene la partita e direi l'ha soprattutto interpretata dal punto di vista mentale nel modo giusto. C'era qualche insidia, collocazione inusuale del match, il fatto di dover convivere ovviamente con gli impegni lavorativi per tanti ragazzi, non solo del Serramanna ma anche dello Jerzu, finora partita abbastanza a senso unico. E ancora il Serramanna in possesso del pallone, ora inizia ad arrabbiarsi Martino Pisano perché su non riescono ancora a scuotersi dopo lo schiaffo dell'1-0. Ancora il Serramanna che può agire sulla tre quarti con Amorati, insiste quindi Medda, il lancio per Frongia, può calibrare il cross verso Amorati, puntuale qui a chiusura di testa da parte del giocatore in maglia numero 5, si trattava di Giovanni Sanna, quindi Orru prova a far distendere un po' la sua squadra dopo questo momento di difficoltà, ma ancora là davanti qualcosa non funziona, ci riprova ora Federico Serra e ancora una serie di contrasti nello fisico della partita abbastanza importante. Poi Roberto Pirodi ha cercato la giocata sulla tre quarti, voleva liberarsi, commesso però il fallo e allora punizione Serramanna. 12 minuti trascorsi sul nostro cronometro, risultato che è cambiato, 1-0 per i padroni di casa, la rete al 9° di Alessio Meloni ed è questa una partita che inaugura fine settimana molto molto intenso sugli schermi di Diretta Sport. Ci avviciniamo infatti al weekend e allora noi saremo come di consueto sui campi della pallamano maschile e femminile nella giornata di sabato, non perdete gli impegni casalinghi della Raimond nella Serie 2 maschile di pallamano e anche delle Lions di Zucchi Pastor nel campionato di Serie 2 femminile sempre di pallamano. Poi tantissimo altro, il match internazionale che vedrà ancora protagonista il peso supermedio ormai Alessandro Goddi che combatterà a Villa Cidro contro il georgiano Iaianidze, non solo il match in diretta ma anche ovviamente tutto ciò che riguarda la cerimonia del peso che avrà luogo domani pomeriggio
a Steve Sport, vi racconteremo anche quella, vi racconteremo ovviamente anche il match internazionale che invece verrà coinvolto un altro pugile professionista molto molto interessante, Sardo, parliamo di Matteo Lecca. Questi sono gli appuntamenti del sabato, ma ce ne sono anche altri. Per avere il quadro completo vi invitiamo a consultare il nostro sito directasport.it, la pagina prossimi eventi e anche la nostra pagina Facebook. Nella giornata di domenica poi il calcio di eccellenza regionale, il match tra Porto Rotondo e Arbus, e poi ancora il volley di Serie A2 femminile, Armea Olbia contro Pinerolo, il basket di Serie D maschile, Dinamo 2000 contro Sulcispes Sant'Antioco, e poi ancora tanto tanto altro con pure gli highlights del campionato di Serie D Girone G, quello che riguarda ovviamente le compagini isolane. Qui un pallone perso dal Serramanna, per fortuna dei padroni di casa non ne approfitta con il numero 10 Roberto Piroddi, l'intervento col piede a martello, calcio di punizione per il Serramanna, richiamo verbale per il numero 11 Gianluigi Carta, che va a chiedere scusa, si accusa ovviamente del fallo abbastanza evidente in questa circostanza, si spiega anche col capitano del Serramanna Ena. È arrivata la battuta del calcio di punizione da parte di Secchi, perde l'equilibrio qui con il numero 4 per lo Ierzu, Francesco Carta, pallone allontanato di testa, quindi un rupore, lui scivola, si scivola tanto in quella zona centrale del campo, era stato anche il vero spinto il numero 8 in maglia verde, è comandato il calcio di punizione per il Cannonau Ierzu Picchi. Abbiamo oltrepassato il quarto d'ora, il punteggio vede sempre avanti il Serramanna per 1-0, sigillo di Alessio Meloni, ricordiamo. Una partita finora controllata e condotta molto bene dal Serramanna capolista, qui aperto lo spazio verso destra per Ena. Poi il pallone che si impenna, il colpo di testa ad allontanare, arriva Frongia. Serramanna che insiste, Silva si gira. Prova a scambiare con Frongia, Meloni, il pallone però è troppo corto. Un pressing abbastanza aggressivo per il Serramanna, non permette allo Ierzo di costruire tranquillamente la manovra. Il Serramanna riparte allora dal numero 25 Nicola Azzeni, quindi Secchi. C'è spazio per Andrea Melis, resiste al contrasto, anche qui il fallo è evidente, i giocatori ospiti chiedono il cartellino giallo, non vuole sentire ragioni però il signor Steri di Carbonia, richiamo verbale anche qui per il giocatore del Serramanna, mentre le indicazioni di mister Pisano sono tutte per Federico Serra, in questo caso il giocatore del resto anche più vicino alla sua postazione in panchina. Ancora a terra Andrea Melis, intanto ha bisogno dell'intervento del massaggiatore, contrasto che è stato abbastanza duro nell'ultima circostanza. Calcio di punizione per lo Ierzu, che da lì può pensare anche magari a una battuta diretta in porta, vedremo quale sarà la soluzione scelta. Abbiamo oltrepassato anche il 17° di gioco qui allo stadio Fausto Coppi di Serramanna. Ierzu che cerca il primo tiro in porta, una partita per scrollarsi di dosso un po' di timidezza in questo avvio e per cercare ovviamente di scongiurare anche la prima sconfitta in campionato, vuole mantenere l'imbattibilità la formazione ogliastrina. Una partita ancora lunghissima, vedremo cosa accadrà, barriera a due per il Serramanna. Battuta però alle stelle, in questo caso assolutamente da dimenticare per il giocatore dello Ierzu che identificheremo quanto prima. Ovviamente anche la condizione del terreno in alcuni punti non favorisce l'equilibrio al momento del tiro. Oh!
Sì, il trattato di Michele Salis, se non abbiamo visto male, in precedenza con la battuta del calcio di punizione. Qui un altro intervento da parte dell'arbitro a comandare la punizione per il Serramanna. Andrà a eseguire con Michel Medda. Lancio con il destro, a cercare William Amorati, impatta il pallone di testa, sfera che si impenne e viene allontanata, quindi da Francesco Carta, ancora un contrasto aereo che è abbastanza pericoloso con le due teste che si sono toccate, qui erano quelle di Gianluigi Carta e di Silva, fortunatamente nessun problema per i due giocatori. Si riparte col rilancio lungo di Alessandro Secchi, a cercare Ena, anticipato di testa, allontana Giovanni Sanna. Ancora un colpo di testa, stavolta per Pietro Aretino, con spinta però nei danni dell'avversario. Punizione in favore dello Jerzu, che dunque cerca di prendere un po' di campo in questa fase del primo tempo. Clima più che ideale per una partita di calcio questo pomeriggio a Fausto Coppi, giornata quasi primaverile. Intanto il cross interessante verso il centro, attenzione perché c'è in agguato Roberto Piroddi. Come detto, cercano di prendere coraggio Muccelli e compagni, dopo un avvio molto molto sofferente. Il pallone insidioso è stato allontanato, Saravana che si è rifugiato in corner. Possono avanzare allora i saltatori. Ospiti sarà proprio Muccelli a mettere in mezzo con questo calcio d'angolo. Il tocco all'indietro, poi il cross arretrato, qui colpo di testa per Orru, il pallone che termina abbondantemente fuori. Era uno schema non riuscito al meglio però in questo caso per lo Jerzu, e si ripartirà dai piedi di Alessandro Secchi. Battuta indirizzata verso Frau che aggancia bene il pallone, quindi si sviluppa bene la manovra sulla catena di sinistra per il Serramanna, ma arriva anche la buona chiusura. Preso in controtempo Muccelli, c'è il recupero di palla, poi si continua a lottare, il fallo. Permetterà la battuta di questo calcio di punizione per lo Jerzu con Federico Serra che riceve il pallone, alza la testa, cerca il cross, scivola, allora favorisce anche l'anticipo da parte dell'avversario. La battuta era troppo corta, qui cerca il calcio di punizione, non lo ottiene Andrea Melis. Il Serramanna può agire ora in velocità, il pallone però per Amorati è totalmente sballato, una cannonata quando Amorati era là vicino a un paio di metri. Sostanzialmente si accusa dell'errore, chiede scusa a Maurizio Frongia. Ancora Frongia, fa vedere Medda. Continua a toccare il pallone, in questo caso è stato Antonio Orru. Meloni non riesce a controllare. Orru ancora in controtempo, qui deve lottare sul pallone recuperato da Silva, attenzione perché può calciare il tiro a giro, lascia rimbalzare la sfera in maniera anche abbastanza pericolosa. Ganadu che però non ha problemi poi a tornare sulla sfera in due tempi, la parata del numero uno del Cannonau Jerzo che ha già rilanciato lungo in direzione di Roberto Piroddi. Quindi Carta, il duello fisico qui perso con Pietro Aretino che brava a proteggere la sfera. Ancora Orru mette fuori, si affrontano questo pomeriggio
a Serramanna, due formazioni dal passato illustre. Serramanna che è stato in eccellenza, lo ricorderete, qualche stagione fa. Ierzuk invece non è mai riuscito ad andare oltre il campionato di promozione, ma che ha mantenuto la seconda categoria regionale per lungo tempo, per ben 9 anni consecutivi durante gli anni 90, tra il 90 e il 99, poi un'altra apparizione tra il 2006 e il 2007. Ora si cerca di rinverdire quei fasti con questa squadra ambiziosa, ben costruita, molto molto solida, come testimoniano i numeri: 4 vittorie e 5 sconfitte finora in 9 partite, in un momento storico abbastanza favorevole per il calcio vogliastrino, ovviamente con le imprese del Lanusei nel campionato di Serie D, il recente passato del Tortoli sempre in quarta serie, poi qualche stagione fa vi avevamo raccontato anche la promozione conquistata dal Bari Sardo, dato continuiamo a raccontare questa partita con il Serramanna sempre a proporsi in avanti con Maurizio Frongia, scambia con Silva, attaccato da Orru, alza la testa, preferisce ripartire nelle retrovie dove c'è il numero 88 Filippo Lai, intercetta con il petto Carta, non riesce però a controllare, poi il pallone sarà a disposizione del Serramanna per la rimessa con le mani. Il batti e ribatti, ancora Silva a giocare il pallone, resta a terra Ena, colpito duro, lo spunto di Silva che poi finisce giù, c'è il calcio di punizione, è stato trattenuto il giocatore in maglia numero 5, c'è la prima ammonizione della partita ed è all'indirizzo di Antonio Orru. Reo di questa trattenuta. Dunque prima ammonito della partita, il Serramanna che organizza la battuta di questo calcio di punizione, ci sono Silva e Medda sul punto di battuta. Anzi, si tratta di Azzeni, chiedo scusa, non di Medda. Tutta l'aria di voler calciare Azzeni, vedremo cosa accadrà. Folta barriera per lo Ierzo, la battuta di Azzeni a giro, il pallone fuori, non di tantissimo, a dire il vero, aveva mirato l'incrocio dei pali, in questo caso Nicola Azzeni, pallone che però se n'è andato a lato, tutto questo al 27esimo quasi del primo tempo. Frongia, anzi chiedo scusa, si trattava di Frau, cerca di proteggere il pallone, viene spinto. Battuta di Azzeni, Silva lo stop con il petto, il contrasto con Melis, esce vincitore. Silva ancora a ribattere di testa, il pallone ha regalato sostanzialmente ad Amorati. Ancora un contrasto deciso con il secondo cartellino giallo, stavolta ai danni di Michele Salis, che ha toccato sulla caviglia l'ex Silico andando a guadagnarsi appunto questo cartellino giallo. 2 ammoniti finora in questa partita, entrambi per il Cannonau Ierzu Picchi. Ripetiamo, prima Antonio Orru e poi Michele Salis. Battuta di Azzeni a cercare Meloni, cercava di proporre questo passaggio in avanti sempre per Frau, molto attivo,
sulla fascia di sinistra, instancabile, attento dietro, propositivo in avanti. Finora sta giocando una buonissima partita il numero 91 di casa. C'è il calcio d'angolo per il Serramanna, provano a smarcarsi in aria migliori saltatori, arriva il pallone, ma è sicura la presa qui di Paolo Ganadu in uscita alta. Il rilancio lungo da parte del portiere dello Jersu, il colpo di testa da parte di Frongia, che però aveva commesso fallo. Sul punto di battuta si porta Andrea Melis. Tocca largo in direzione di Pilia. Ancora Pilia, poi fermato fallosamente Muceli. Situazione qui evidenziata da parte del tecnico Martino Pisano, un fallo sistematico ai danni di Muceli ogni qualvolta cerca di girarsi verso la porta. Fischio dell'arbitro, è pronta la battuta ancora in porta. Non particolarmente pericolosa, a dire il vero, per il giocatore dello Jersu. Viene chiesta maggior pazienza dalla panchina. Qui qualche scintilla con Orrue e Frongia protagonisti, dopo il duello aereo, recupero da parte di Melis, subisce la carica di Meloni, regolare, si continua a giocare, l'anticipo di Medda, quel pallone all'indietro per Azzeni, ancora un pallone lungo, stavolta il mancino a cercare Alessio Meloni, che non può però assolutamente mantenere in campo. Superata anche la mezz'ora, siamo in particolare al 31esimo, già inoltrato sempre 1-0 in favore del Serramanna, lo ricordiamo, in gol al nono da parte di Alessio Meloni, a suggellare un inizio di partita davvero coi fiocchi per la squadra di Fabrizio Carracoi. Viene verificata la disponibilità dei palloni sulla panchina del Serramanna in qualche modo per velocizzare la ripresa del gioco, rimessa con le mani verso Silva, poi il pallone respinto. Ancora fallo laterale per il Serramanna, sempre Frau, Silva, stavolta decide di cambiare opzione, va verso Filippo Lai, si cerca la profondità qui per Amorati, abbastanza preoccupato il difensore dello Jersu ad allontanare il pallone, poi c'è intervento troppo energico da parte di Melis sull'avversario che resta a terra dolorante. Punizione anche qui evidente in favore del Serramanna. C'è bisogno anche dell'intervento del massaggiatore. Mani sul volto. Avete sentito
indicazioni in casa Iersu quanto riguarda il piazzamento difensivo. Ancora pausa nella partita con l'uscita momentanea, immaginiamo, di Marco Ena. Il signor Steri ha di nuovo qualcosa da dire alla panchina del Serramanna. Sta ancora medicando il ragazzo, abbiamo fatto il veloce prima. A posto? Finito così, non c'è bisogno di protestare. Non c'è bisogno di protestare. A posto? Si protestava evidentemente per mancata concessione a Ena dell'ingresso in campo. È pronto il giocatore del Serramanna, ma i padroni di casa sono momentaneamente in inferiorità numerica. Il cross verso il centro allontanato di testa da parte di Giovanni Sanna, quindi Azzeri deve rincorrere questo pallone all'indietro. Controlla comunque senza problemi, si affida ancora una battuta lunga, quindi Silva, poi arriva Melis, prende però di sorpresa qui Carta. Non è all'indietro, quindi Pilia di testa a Orru, prova ad arrivarci Piroddi, prima di lui c'è Azzeni, qui rischia di pasticciare con Medda che va a commettere questo fallo, ancora una volta abbastanza evidente, sempre i danni di Roberto Piroddi, secondo miglior marcatore stagionale finora per lo Iersu, con 5 reti messe a segno. 10 minuti più recupero al termine del primo tempo qui allo stadio Fausto Coppi di Serramanna, nel recupero dell'ottava giornata del campionato di prima categoria Girone A. Barriera a 2 per il portiere del Serramanna. Una volta si gioca il pallone, si cambia opzione, sferere indirizzata a Piroddi, poi nuovo colpo di testa, mette giù qui Frongia che però sbaglia tutto, attenzione alla battuta di Muceli, tutto facile però per Secchi che blocca il pallone. Il primo tiro vero e proprio allo specchio della porta per il Canonau Iersu, che giunge appunto a 10 minuti dal termine del primo tempo. Attenzione qui a Meloni, può involarsi verso la porta, rientra bene sul destro vincendo anche il rimpallo. Silva sposta il pallone sul sinistro, ha perso un po' il tempo della battuta in porta, poi un altro duello abbastanza fisico con il calcio di punizione assegnato al Serramanna. Siamo in prossimità del limite dell'area, posizione ghiotta ovviamente per i giocatori più tecnici della squadra di Fabrizio Carracoi. Si rialza Silva, nessun problema per lui. Michele, sali! Un uomo in traiettoria sul palo di Paolo! Ecco! Ben 5 uomini in barriera per lo Iersu. Gianluigi, Gigi, saltate dritti. Ci proverà probabilmente Silva stavolta. Sua rincorsa, la battuta col destro e gol! Ecco è gol per Silva. Raddoppia il Serramanna al 38esimo del primo tempo. Straordinario calcio di punizione di Silva che festeggia a ridosso della tribuna con i suoi tifosi. 2-0, cambia ancora il risultato qui al Fausto Coppi, un colpo magistrale per il centrocampista di Fabrizio Carracoi, ringrazia il cielo, ma deve tanto anche al suo destro per questa pennellata veramente meravigliosa. State tranquilli! Il
Ganadu stavolta veramente non poteva nulla. Qui si lamentano i giocatori dello Jerzu per perdite di tempo ritenute eccessive, infatti arriva anche il cartellino giallo colpevole e in questo caso Filippo Lai, primo ammonito della partita nelle fila del Serraman. Vieni qua, alzati qua, alzati qua, alzati qua, forza, è lunga la gara, forza la gara, forza. Fasi finali del primo tempo, 5 minuti più recupero, la battuta lunga di Secchi, colpo di testa di carta, quindi allontana Lai trovando Meloni che cerca di prima intenzione lo scatto di Amorati, arriva in anticipo però Piglia che poi mette fuori. Arriva la battuta Pietro Aretino per il Serraman, il movimento a smarcarsi di Amorati. Riceve invece Silva. Anche lui aveva segnato domenica scorsa, abbissato dunque questo pomeriggio. Vediamo come si sviluppa questa manovra dello Jerzu, ora con Orru. Cercato carta, largo a sinistra, affrontato da Aretino, tentativo di cross, ribattuto dal 29 in maglia gialla. Attenzione a Piroddi, buono lo stop, resiste anche al contrasto, chiede un calcio di punizione che però non arriva. Frongia lascia il pallone a Frau, rischiano anche qualcosa i due, qui è l'intervento di Francesco Carta, essere evidentemente irregolare con questa trattenuta, un calcio di punizione che è stato battuto e Silva non c'è arrivato. Alessio Meloni con calma, Michel Medda, lo scambio tra i due, ancora Meloni, dribbling su Piroddi, poi l'appoggio in direzione di Azzeni. Col mancino trova Frongia, tiene il pallone in campo, invita al movimento Silva, poi Amorati che ci arriva, allarga a sinistra, proprio verso il giocatore in maglia numero 5, finte, danza sul pallone, serve ancora Frongia. Cross qui morbido, ma Amorati non era pronto a ricevere. Iorru che cerca di venirne fuori, palla al piede, ci riesce. Il pallone però, ci sono soltanto difensori del Serraman, qui rischia qualcosa scivolando il giocatore in maglia gialla, pallone che è ancora in gioco. Carta decide di cambiare tutto e va in direzione di Giovanni Sanna, quindi Piglia. 1-2 ben eseguito in questo caso con Gianluigi Carta, vince anche il rimpallo, prova a mettere in mezzo, è attento però sulla linea di passaggio Filippo Lai. Attenzione ancora Daniel Mucelli che sta cercando di dannarsi l'anima perché, per creare qualche pericolo. Jerzu praticamente mai pericoloso finora nel corso della partita. Un solo tiro nello specchio della porta al 35esimo, agevolmente bloccato da Alessandro Secchi. Battuta lunga di Lai a cercare lo scatto di Amorati. Prova a mettere giù Piglia, cerca la collaborazione di un compagno, attenzione perché c'è sempre Amorati in agguato, ancora un rimpallo e si ripartirà con la rimessa dal fondo per Ganadu, anche se Amorati non è particolarmente d'accordo, come potete vedere, e anche il pubblico del Fausto Coppi va a esprimere il proprio dissenso rispetto alla decisione arbitrale che giunge quando manca soltanto un minuto e mezzo al termine del primo tempo. Doppio vantaggio rassicurante per il Serraman, finora prova
davvero ottima per i ragazzi di Fabrizio Carracoi, ottimo l'atteggiamento, l'approccio alla partita dal punto di vista dell'aggressività, concreti anche là davanti. I mediocampi danesi sono meritatamente in doppio vantaggio grazie a Meloni e Silva. Quindi proprio il numero 5 allarga verso Ena, finisce giù. Ma Lai è attento in chiusura. Insiste ora lo Iersu con Francesco Carta. Può avanzare qualche metro, palla al piede. A contrasto Meloni, palla recuperata dal Serramanna. Vediamo quale sarà anche l'entità del recupero concesso. Un'occhiata al cronometro per l'arbitro. Vediamo anche se ci sarà del recupero. Azzeni intanto. Ovviamente Serramanna che ora può permettersi anche di addormentare un po' la partita dal punto di vista del ritmo. Ed è lo Iersu che si deve sforzare di fare qualcosina in più rispetto a quanto fatto vedere finora. Chiede il pallone in vano, Frau a lungo, si va invece in direzione di Amorati che è bravo a giocarlo di prima, lì indietro per Silva. Ha già recuperato però la squadra agliastrina, Piglia. Sta per arrivare il duplice fischio del direttore di gara che porta il fischietto alla bocca, in questo caso però soltanto per segnalare il calcio di punizione ancora per lo Iersu. Battuta lunga di Giovanni Sanna, un po' di testa da allontanare, Muceli può mettere giù, in questo caso serve in qualche modo Antonio Ru, attenzione nel suo movimento all'interno dell'area, in due vanno a prenderlo in consegna e Azzeni gli porta via il pallone, in grande facilità peraltro. Insiste però la squadra ospite, stavolta lanciando in profondità Francesco Carta, si deve impegnare per cercare di raggiungere questo pallone, bravo anche suo avversario Francesco Frau che guadagna la rimessa dal fondo per il suo portiere Alessandro Secchi, verosimilmente sulla battuta di Secchi andrà a concludersi allora la prima frazione. E infatti è così, allora termina il primo tempo qui allo stadio Fausto Coppi con il Serramanna meritatamente avanti sul Cannonau Iersu 2-0 dopo i primi 45 minuti di gioco. Ricordiamo i marcatori al nono Alessio Meloni, al 38esimo il raddoppio sul calcio di punizione veramente bellissimo da parte di Silva, più Serramanna in generale che Iersu. Al di là dell'aspetto realizzativo, finora ricordiamo partita valida come recupero dell'ottava giornata del girone A del campionato di prima categoria. Ora un po' di pubblicità, un po' di spot, poi torneremo in diretta pronti a raccontarvi i secondi 45 minuti. Dalla cinquantennale esperienza di commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimo Mannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi italiani ed esteri. Unico R.A. Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Yoma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e al giusto prezzo.
IT è una realtà tra le più versatili del panorama nazionale dell'ingegneria delle telecomunicazioni. L'azienda, sorta a Cagliari nel 2002, vanta uno staff tecnico di prim'ordine per la realizzazione diretta della rete di telecomunicazioni e di ogni tipo di progetto integrato multisettoriale. IT offre ogni tipo di soluzione e servizio nel campo del project management, realizzazione e collaudo, assistenza e manutenzione. IT, esperienza trentennale al servizio della nostra vita digitale. Squadre nuovamente in campo allo stadio Fausto Coppi di Serramano, tutto pronto per la ripresa del gioco, si riparte con gli stessi 22 che hanno concluso la prima frazione. Ricordiamo, a beneficio di coloro i quali si fossero collegati soltanto adesso su Diretta Sport, che il Serramanna è avanti nel recupero dell'ottava giornata del girone A del campionato di prima categoria, 2-0 il punteggio, il gol di Alessio Meloni al nono e poi quello al 38esimo su calcio di punizione realizzato da Silva. È stato un primo tempo abbastanza a senso unico, con il Serramanna che ha controllato il gioco in lungo e in largo. Vedremo se Ojerzu riuscirà a reagire. Ultimi controlli da parte del signor Steri nella sezione di Carbonia, che finora ha ben diretto 3 i cartellini gialli estratti dal fischietto sul Citano, 2 per giocatori dello Ojerzu. Si trattava di Salis e di Urru. Ammonito invece Lai nelle fila del Serramanna. Come detto, nessun cambio, si riparte tutto pronto per la ripresa delle ostilità qui al Fausto Coppi di Serramanna, in una partita che potrebbe permettere alla squadra di Fabrizio Carracoi di allungare ulteriormente in vetta nel girone. Ojerzu dal canto proprio che vuole salvare l'imbattibilità stagionale, unica squadra assieme a Villa Cidrese, Cortoghiana e Fermassenti che ancora non è stata battuta nel campionato di prima categoria, ovviamente tenendo presenti tutti i gironi di prima categoria. E subito la squadra ogliastrina che cerca di imbastire l'azione offensiva affidandosi ora a Carta, cerca lo spazio per il cross ribattuto da Frau, quindi Alessio Meloni con ottima padronanza del palleggio prova ad uscire, anche se poi mette un po' in difficoltà Azzeni. Ancora Meloni, rapidissimo, l'ultimo tocco però è stato il suo, rimesso in gioco per lo Ojerzu. Ancora Carta, quindi il contrasto con il recupero di palla da parte di Melis per lo Ojerzu. Si cercava qui Piroddi, ha fatto però buona guardia la difesa del Serramanna. Pallone giocato sul settore di destra, direzione di Ena, poi Amorati lascia rimbalzare il pallone, cerca la battuta con il destro debole, anche smorzata, nessun problema per Ganadu che ha recuperato il pallone. Quindi Andrea Melis, inseguito da Ena, batte in avanti Frau, Amorati cerca di arrivare sul pallone, c'è il tocco da parte di Salis, ancora Amorati, inseguire il pallone, temporeggia, attende che arrivino anche i compagni di squadra per saltare all'interno dell'area di rigore. Melis, quindi capitano Ru, direttamente però sui piedi di Michel Medda, cerca di tornare sul pallone alla meglio il numero 8 del Cannonau Ojerzu. Giro palla arretrato ora per gli ogliastrini, con Giovanni Sanna, cerca il movimento di Gianluigi Carta che qui è reo secondo l'arbitro di questo intervento in gioco pericoloso su Pietro Aretino. Battuta di Lai verso Ena, ottimo l'aggancio in questo caso da parte del numero 22, quindi Meloni prova entrare in aria, costretto a uscire Ena, trova comunque Silva sul pallone, qui l'intervento da parte di Orru, insiste Meloni, bello il dribbling, c'è il tocco sulla caviglia e allora calcio di rigore per il Serramanna al terzo minuto del
secondo tempo non ha avuto alcuna esitazione, il signor Steri ha indicato immediatamente il dischetto. Abbastanza contenute anche le proteste da parte dei giocatori dello Jersu. Spostato il pallone Meloni, sorprendendo il suo marcatore. Vedremo chi andrà a prendersi la responsabilità dagli 11 metri. Si tratterà di Michel Medda. Posizione con cura, la sfera sul dischetto, sua rincorsa, non troppo lunga, il fischio dell'arbitro. Fa Medda dagli 11 metri, spiazza Ganà. Pallone indirizzato sull'angolino basso, la destra del portiere. Ganadu non aveva intuito quella che era stata la scelta da parte del centrocampista di Carracoi. 3-0, e allora fa veramente durissima per lo Jersu. Ha bisogno di un gol quanto prima per cercare di impensierire un Serramana che però sta giocando alla grande, continua a farlo ora con il movimento da parte di Amorati, trovato Ena, pensa al tiro, poi la conclusione in diagonale, la palla che fa la barba al palo, occasionissima. Serramana al quarto nella ripresa, subito dopo il gol del 3-0, tiro in diagonale, palla che ha dato lungo l'illusione del gol. Silva qui va un po' a beccarsi con Melis. Fallo lo ha commesso il numero 7 in maglia verde. Ancora Medda, contrasto, c'è sempre Amorati, attivo, protegge il pallone, mantiene in campo, poi va a commettere un fallo evidentissimo ai danni di Pilia. Riceve il cartellino giallo, quarto ammonito della partita, William Amorati. Carracoi si arrabbia parecchio con Amorati per questa ammonizione abbastanza evitabile. Battuta di Sanna, colpo di testa di Carta centralmente, poi trovato Ruva, contrasto, tiene il pallone Azzeni, ancora il batti e ribatti con Melis che calci in avanti, cercava lo scatto Pirodi in anticipo, però Secchi con buona lettura. Gioca a faccia! Gioca a faccia! Occhio qui, Nico, Occhio che c'è merda! Tranquilla la palla, vedi? Guardate, guardate! Il rinvio di Secchi non è granché. Pensiamo a giocare! Pilia verso Carta, lo stop cercato con il petto, poi sarà allontanata da Lai. Arriva Frongia a cercare Amorati, straordinario qui l'aggancio di Amorati che però poi si allunga leggermente il pallone, lo deve inseguire, lo trova, passa in mezzo a due, viene messo giù, punizione ancora guadagnata dal numero 9 nel Serramana, qui manca soltanto il gol per coronare una prestazione ben al di sopra della sufficienza anche questo pomeriggio. In due sul punto di battuta, si tratta di Fronge e di Silva, si avvicina ora anche Michel Medda. Si tratta di due, tre giocatori che hanno permesso al Serramana di costruire questo triplice vantaggio. Ancora Silva stavolta sceglie
soluzione verso il secondo palo dove c'era Ena, sbuccia completamente la conclusione al volo qui Meloni, che poi però torna sul pallone giocato ancora da Frongia, allargato sul settore di destra verso Ena, scambio con Aretino, pressato, deve trovare una soluzione ora, si lamenta per fisicità a suo giudizio eccessiva qui da parte di Gianluigi Carta, ancora un intervento duro, speriamo che magari non si incattivisca. Punizione per il cannonau Jerzupicchi. Si rialza Andrea Melis, abbastanza nervoso qui invece Giovanni San, è andato a dire qualcosa all'avversario, il pallone buttato qui, se vogliamo un po' lo specchio della prestazione odierna del cannonau Jerzu. Rivazzeni in anticipo sul pallone, quindi Frau. Medda. Frongia cercava Meloni, vince il rimpallo, però prova a scattare in avanti, riesce a eludere l'intervento di Salis, quindi c'è la sovrapposizione da parte di Frau, rapidissimo, ma è bravo in questo caso anche Federico Serra. Dieci minuti di gioco trascorsi nella ripresa, Saramanna che ha arrotondato ancora, ricordiamo, con il calcio di rigore realizzato al terzo da parte di Medda, e ha avuto poi una grande occasione con la squadra di casa per portarsi addirittura sul 4-0 un minuto più tardi con Ena. Prepara l'ingresso in campo intanto nelle fila dello Jerzu del numero 16, si tratta di Nicola Lorrai. Scivola Nicola Piglia, ma riesce a mantenere il controllo del pallone, la deviazione di testa da parte di Ena, poi ancora a terra qui Medda, il pallone ancora giocato dal Serramanna, offerto però Melis che può avanzare per qualche metro, palla al piede a contendergli il pallone. Ne ha decisa ancora Michel Medda, rimessa Jerzu. Uccelli anticipato da Lai, è riuscito mai a farsi vedere il marcatore più prolifico in questa annata del cannonau Jerzu. Adesso Ramana può permettersi di lasciare l'iniziativa agli avversari, di addormentare, come dicevamo, un po' la partita, di far calare il ritmo, di provare magari ad arrotondare ancora in contropiede. Arriva il cambio preannunciato con l'ingresso di Nicola Lorrai e l'uscita di Nicola Piglia. Questo è l'avvicendamento al 12° nel secondo tempo sul punteggio di 3-0 per il Serramanna. Stesso risultato finora ottenuto l'unica scorsa contro il Villa Simius, battuta proprio da parte del nuovo entrato Lorrai, attento Frongia, Silva subito da Amorati, attenzione al contropiede con Meloni che si lancia tutta birra in avanti, Amorati però non trova un angolo di passaggio, sceglie forse quello più difficile in direzione di Ena. Gigi, qui parti qua, Gianlui abbassa, Gianlui abbassa di terzi. Giovanni San, la rimessa con le mani, il colpo di testa di un sempre attento Medda, poi lancia in avanti sperando nello scatto di Amorati, ringrazia il compagno, l'idea era quella giusta. Carta
con il petto, poi perde il pallone Medda, Lorrai, resiste la carica, arriva anche Silva, non è che è uscito, rimessa qui probabilmente invertita dal direttore di gara. C'è il calcio di punizione, allora questa è la ragione dell'assegnazione della palla al Serramanna. Tejù Muceli si gira, protegge il pallone, attende l'arrivo di Carta davanti verso Piroddi, cerca di girarsi, non glielo permette però Lai. Orru, Medda, ovvero ovunque nel centrocampo del Serramanna. Silva, fatto completamente a vuoto Orru in questo caso, avanza il numero 5. Aspettava Frongia, qui voleva un fischio arbitrale che però non è arrivato, allora Menis può lanciarsi in avanti e arriva ancora, che è scivolato l'intervento puntuale di Medda, il pallone che arriva dentro, nessun problema per Secchi, cercava il taglio da parte di Piroddi che però non era partito. Quarto d'ora della ripresa. Riparte dal giro palla arretrato lo Jerzu. Carta che in questa seconda frazione si è abbassato sull'esterno difensivo di sinistra. Attenzione all'Orrai, vede bene il movimento da parte di Melis, cerca il cross sul secondo palo, rimette dentro, attenzione Muceli, la gran risposta da parte di Secchi. Occasione Jerzu, senz'altro la migliore della partita, mentre ci riprova Lorrai, stavolta il pallone è alto sopra la traversa. E prendiamo nota allora di questa buona opportunità per il Cannonau Jerzu Picchi. Al quindicesimo. Arbitro, vedete, state andando in tribuna prima di prendere il pallone. Secchi direttamente fuori. Resiste alla carica ancora Melis. Prova ad avventarsi sul pallone e induce in qualche modo nell'errore Frau, già battuto il calcio d'angolo, Lorrai ha dato vivacità dal momento del suo ingresso in campo, colpo di testa di Carta, però nessun problema per Secchi. Lungo Secchi, non ci sono maglie gialle però. Può ricostruire Ierzo che però ha già perso il pallone, Ena centralmente, Frongia alza la testa, vede lo scatto di Amorati, ancora uno stop pulito da parte del numero 9 del Serraman, rimontato però dall'avversario, ancora Ena può alimentare l'azione, la formazione questo gin tenuta gialla è pronto al cross, Silva mette in mezzo, c'era un giocatore totalmente smarcato, si trattava di Alessio Meloni per il Serraman. Ero solitario di fronte a Ganadu, lo Jerzu prova a ripartire. Finisce per terra, Andrea Melis ottiene il calcio di punizione. Attenzione ad Amorati, è solo però, allora chiama in causa Silva, scambio tra i due, ancora Amorati, contropiede Serramanna, solo ancora una volta Meloni, il pallone era proprio per lui, aveva capito tutto in anticipo, in questo caso Federico Serra. Bravo, 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 bravo.
dai raga, dai. Giocata più semplice. Ma sullo scalpo, ma sullo scalpo. Marco. Faretino per Ena Lorrai, si porta però il pallone oltre la linea laterale. Ancora Lorrai, mette giù, attaccato da Faretino, scarica all'indietro per Carta. Intercetta Medda, quindi Frongia dall'altra parte, c'è Frauma, Frongia fa tutto da solo qui, scambia con Meloni, si torna da Michel Medda, ora il gioco allargato a sinistra, un po' corto però il pallone per Frau, allora va a ripartire lo Jersu, ora con Muceli, controlla, poi serve Lorrai, arriva da quest'altra parte Carta, in possesso del pallone, la sfera sul sinistro, se la allunga però Carta, allora un buon gioco a Retino nell'allontanare. Bravo ancora una volta Michel Medda, davvero tanta qualità, quantità al tempo stesso. Faretino rischia di complicarsi un po' la vita, non c'è nessun problema comunque per il Serraman. Carta in avanti, prova a lottare Piroddi, corpo a corpo con Faretino, subisce il fallo. Francesco Carta, quindi Orru. Faretino c'è davanti il pallone, Amorati stavolta non ci può arrivare. Ora c'è il fallo commesso dal numero 9, maglia gialla. Battuta lunga da parte di Salis, anzi cambia idea. La richiesta arriva precisamente dalla panchina, quella di far iniziare l'azione dal giro palla arretrato. Qui Gianluigi Carta se la prende col terreno per questo lancio sbagliato con il sinistro in avanti. Buono qui il lavoro da parte di Piroddi, Muceli si gira all'interno dell'area, attenzione al numero 9, servito Lorrai, ottima l'idea qui ancora Muceli. Attenzione perché supera il difensore, poi cerca il destro troppo sul primo palo, troppo debole anche, Secchi intercetta. Faretino, c'era il gioco pericoloso qui da parte di Gianluigi Carta. Carta libera quella zona del campo, trova soltanto Frongia, ancora un duello fisico, Medda, e poi ci arriva Frau. Francesco Frau va all'indietro per Azzeni, ancora non ci sono stati cambi per mister Carracoi. Ora i padroni di casa gli complicano un po' la vita con Azzeni. Prova a girarsi qui Melis. Glielo permette però Francesco Frau. Serra. E ancora Melis cerca sul centro Piroddi, allontana Lai, ancora molto attento.
abbiamo superato la metà della seconda frazione. Ierzu che cerca di rimetterla in piedi, ma è veramente durissima. Qui la nuovo cross, attenzione perché Muceli può calibrare la battuta in porta, il pallone deviato, riesce, anzi no, a evitare il calcio d'angolo Alessandro Secchi. Se non altro con maggior continuità e costanza lo Ierzu sta provando a occupare la metà campo del Serramanna. Qualche tiro in porta in più, senz'altro rispetto al primo tempo, in piedi anche mister Carracoi, non vuole che la sua squadra sollevi il piede dall'acceleratore. Velocissimo ancora Alessio Meloni, prova qui a dialogare con Amorati, duello in velocità con il numero 9 che ci arriva prima, attenzione ad Amorati, il pallone per Meloni, lo controlla e poi la battuta col sinistro, il pallone fuori. Occasionissima per il 4-0 del Serramanna. Alessio Meloni, sembrava un gol già fatto, invece sospiro di sollievo per lo Ierzu. Non capitola qui e proverà ancora una volta a riaprire. Attenzione ad Amorati, conclusione ribattuta, Ena insiste, Amorati pronta ancora, Meloni che vuole cancellare, occasione fallita poco fa. E un altro cartellino giallo stavolta per Michel Medda. Battuto il calcio di punizione per Salis. Melis anticipato, secco da Frau, cerca di restare in piedi, ci riesce Meloni, frongia Melis, la caccia del pallone non ci arriva, allora Silva, Scelmedda terminato anche lui sul taccuino dei cattivi poco fa. Ariosa qui la manovra del Serramanna, servito il movimento di Aretino, cerca il tempo per il cross che arriva ora a Morati, non ci può arrivare, pallone troppo alto e poi messo fuori dallo Ierzu. Carta per Porru. Francesco Carta con il numero 4, Melis, poi Lorrai, sposta il pallone, il duello perso dal giocatore Ugliastrino. Alza ora, alza sullo scalo. Silva, sposta il pallone, qui andando a prendersi un buon fallo, quello commesso da Gianluigi Carta. Lai, Michel Medda, arriva il pallone da Retino, fa girare bene la sfera il Serramanna, Silva, Gianluigi Carta, Tino no, a non arrivare sostituzioni per i padroni di casa, c'è il tocco con la mano da parte di Alessio Meloni. Andiamo a dare uno sguardo anche ai prossimi impegni di queste due squadre, con il Cannonau Ierzu che sarà impegnato in casa contro l'Atletico Lozzorai, il Serramanna invece andrà a far visita alla Virtus San Sperata, entrambe le partite che si giocheranno ovviamente domenica pomeriggio, dunque tra poche ore. Qui Meloni a soffiare il pallone a Serra. Spera che torna però a disposizione
il Serraman Salis. Melis. Mi concede spazi Frongia. Ancora Lorrai. Nuovo pallone a disposizione del Serraman. Qui è regolare la posizione di Amorati, rapidissimo ancora William Amorati nell'uno contro uno col portiere, pallone ancora sul fondo. Altra chance per il Serraman per arrotondare ulteriormente il punteggio al 29esimo con William Amorati. Arriva il primo cambio allora con l'uscita di Lai e l'ingresso del giocatore in maglia numero 2 del Serraman, si tratta di Sani. Subito il primo pallone toccato dal nuovo entrato Sani Amorati. Alla meglio in questo caso Giovanni Sanna. Ancora di testa Sani, Silva mette giù. Carta, trova Orru. Quindi Muceli si gira e allarga dall'altra parte dove arriva Serra. Scivola Lorrai. Vita facile Michel Medda. Richiede attenzione mister Carracco, hai visto, è già ammonito. Se chi sceglie Frau, partita che ormai ha poco da dire, che si trascina stancamente verso finale. Serravanna che si appresta a ottenere l'ottava vittoria stagionale. Sembra abbastanza remissivo l'atteggiamento dello Jertu, manca ancora tanto, un quarto d'ora, ma l'atteggiamento degli ospiti depone a favore di una rimonta. Sempre il Serramanna che è più vicino al gol del 4-0, qui ci riprova Alessio Meloni, mette in mezzo, pallone buono per Amorati ma ancora non riesce a registrare la mira l'ex Siliqua. Sani, bello il dribbling su Orru, trova Ena, attenzione a Ena che avanza verso l'area di rigore, il cross che diventa un tiro, poi riesce a farsi trovare pronto Ganadu. Fraseggio del Canona Uyersu ora con Giovanni Sanna, tocca Ena, Lorrai, quindi Francesco Carta ed Emelis che chiede la sovrapposizione di Serra. Servitore numero 2, testa alta, voleva ancora il taglio da parte di Emelis, stavolta Serravanna che ha intercettato il pallone, Silva. Messo giù Sanna, pronto l'ingresso del numero 18 del Serraman, si tratta di Davide Secci. Sani Aretino, cercava Ena, mette giù Medda e si riparte da Alessandro Secchi. Fa scorrere anche il cronometro ora il Serraman, sembrano davvero esserci più ostacoli verso l'ottavo successo in campionato. Si tratterebbe della
quarta vittoria consecutiva. Sani. Sani prova lo spunto in velocità, riceve questa spallata giudicata regolare da parte di Gianluigi Carta, riparte l'Orrai. Corru aveva compreso in anticipo la traiettoria Aena. Frau e quindi Frongia, c'è Meloni, però arretra, vuole giocare comprensibilmente con grande calma per Azzeni. Un po' di testa di Serra, centralmente Silva di prima, tantissima qualità per il centrocampista del Serraman. Attenzione al movimento di Sani sulla destra, riceve ora il pallone, si prepara per il cross, la finta, Sani cerca lo spunto in velocità, riesce ad arrivare sul pallone ma prima di lui c'è Orru, pulisce quella zona del campo e poi prova a ripartire. Fallo Felipe, vieni Sani! Ci lavora bene il pallone Carta, Muceli da contrasto con prudenza, però come gli ha chiesto in precedenza il suo allenatore per evitare sanzioni disciplinari. Melis calibra il cross, Sani allontana di testa e Silva solissimo lì può mettere giù, può servire anche il compagno fermato con il fallo, ancora Alessio Meloni, pronto il cambio, uscirà proprio il numero 11. Buona prova senz'altro di Alessio Meloni che ricordiamo ha sbloccato la partita al nono del primo tempo. Lascia il campo qui per Davide Secci. Trentaseiesimo in corso. Verso Sani, ci arriva prima di Orru, percorre qualche metro, palla al piede, cede in direzione di Silva, quindi a Morati, ancora Morati resiste alla carica, fermato, arriva però anche Silva, allargato il gioco verso Francesco Frau, ancora Silva, c'è Morati che chiede il pallone, non viene servito, Azzeni, e quindi Secchi. Frau torna sul pallone ancora efficacemente, quindi la pressione fallosa da parte di Melis. Felipe! Arbitro! Oh! Arbitro! Felipe! Inizia la tua! Vabbè! Pronto un cambio anche nelle fila del Cannonau Jerzupicchi. La volta del numero 14 Omar Fatih Kebba. Esce Roberto Piroddi con il numero 10. Dall'altra parte uscirà Michel Medda ed entrerà con il numero 26 Stefano Pau. Pena, pena.
va. Dentro Pau, allora. 6 minuti più eventuale recupero al termine. Va a contendere il pallone appoggiato di petto dal nuovo entrato Pau verso Seni. Minuti importanti per i giovani, per mettersi in mostra in questo finale di gara. Qui Silva dalle parti di Secchi a Zeni. Sarà Manna che immaginiamo voglia giocare anche per permettere ad Amorati di mettere un ulteriore tassello verso la vittoria magari della classifica dei marcatori. Si gioca sul velluto in questo finale, ma le premesse erano abbastanza complicate in questo recupero. Iersu, che ripetiamo, arrivava alla imbattuta. Squadra solida, però oggi non è stata all'altezza delle precedenti apparizioni in questo torneo di prima categoria. Problema muscolare intanto per San, le fila dello Iersu, che è costretto a ricorrere a un altro cambio. Fuori Giovanni Sanna, dentro Antonio Piroddi con il numero 13. Sarà verosimilmente Muceli a tentare la battuta in porta, va invece Lorrai, cerca il palo più vicino, c'è la deviazione della barriera e dunque il calcio d'angolo per lo Iersu. 40° inoltrato. Il pallone messo in mezzo da Muceli, toccato di testa da Azzeni, sarà rimessa con le mani per lo Iersu. Antonio Piroddi per Francesco Carta, ancora il numero 13, cercato di superare Frau, prova la percussione qui anche Kebba, l'ultimo a toccare è stato proprio il giocatore dello Iersu. Non mollare il centro, Francesco! Ena, poi il pallone di esterno pregevole per Amorati, subisce però il recupero di Gianluigi Carta. Amorati rimonta in velocità senza far fallo come chiedeva il suo allenatore, quindi Silva sposta il pallone, il fallo lo ha però commesso andando a spingere su Orru. Kebba, c'è il movimento di Medis. Ne ha ancora per correre, ne ha ancora anche Serra, il cross verso il centro, Muceli a vuoto, poi il tentativo ribattuto, ancora ci riprova il numero 9 dello Iersu, però veramente non è giornata per gli ospiti. Secchi qui si rifugia in fallo laterale. Meno di 3 minuti al termine, pronto ancora un cambio per il Serraman, entrerà il numero 10 Luca Coccodi. Trovato qui Melis. Piroddi in anticipo. Due volte riesce fino a trovare il compagno Kebba. Preso in controtempo Gianluigi Carta. Sani prova ad andarsene in dribbling. Viene fermato però da Orru. Salis ha trovato Serra. Pronto il cambio, ripetiamo Coccodi. Il suo ingresso sul terreno di gioco, vedremo chi sarà a uscire.
qui scivola il giocatore dello Jerzo, attenzione allora a Secci, qui il pallonetto che si stampa sulla traversa, attenzione, non è finita Amorati la battuta e il gol di William Amorati, 4-0 per il Serramanna. Arriva anche un cartellino per un giocatore ospite e arriva soprattutto la soddisfazione personale per il giocatore del Serramanna, che sarà a quota 12 reti realizzate in campionato. Tutto questo al 43esimo. È uscito Ru ed è entrato con il numero 15 Matteo Carta per lo Jerzu, esce anche Amorati dopo il gol realizzato ed entra come preannunciato Luca Coccodi. Una manciata di secondi. 90esimo, difficilmente verrà concesso recupero. Serramanna che farà entrare un altro giocatore, in particolare il numero 3 Yakuba Ghindo. Qui va a vuoto in scivolata Pau, Carta per l'orgoglio, lo Jerzu in avanti, qui è attento Sani. Arriva il triplice fischio, non c'è tempo per il cambio, il Serramanna batte il Cannonau Jerzu con il punteggio di 4-0, riepiloghiamo i marcatori al nono, Alessio Meloni il raddoppio al 38esimo, sempre dalla prima frazione con un bellissimo calcio di punizione di Silva, il 3-0 che è arrivato in apertura di ripresa su calcio di rigore trasformato da Michel Med e poi ha arrotondato ulteriormente il punteggio al 43esimo, William Amorati andando a realizzare la sua 12esima rete in questa stagione. Serramanna che consolida la vetta, Cannonau Jerzu che invece subisce la prima sconfitta in stagione dopo 9 turni di imbattibilità. Possiamo dunque chiudere il collegamento qui dal stadio Fausto Coppi di Serramanna. Vi ricordo ancora una volta il punteggio finale, 4-0 per il Serramanna nel recupero dell'ottava giornata del girone A del campionato di prima categoria. Ringrazio Andrea Farris che ha curato le immagini e la parte tecnica, da Roberto Rubio l'augurio di un felice proseguimento di serata sempre su Directa Sport. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali, calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.